Mi avete detto in tanti, sotto uno dei miei ultimi video, riguardante Vanni. Ma chi è Vanni? Ma soprattutto, Vanni e Vanessa sono la stessa persona? Vi consiglio pienamente di mettere like sotto questo video, o Vanni verrà a prenderli direttamente a casa vostra mentre dormite e arriverà dietro la tenda. Quindi mi raccomando, ragazzi, tanti tanti like. Allora, iniziamo col dire che su FNAF Security Breach ha una storia e una tradizione molto interessanti, con molti fan di Five Nights at Freddy's, confusi su chi sia Vanni e su chi sia Vanessa. Five Nights at Freddy's di Stillwall è un allontanamento dalla norma della serie in termini di gameplay, ma continua la narrativa della serie. Ciò ha portato a una storia complicata, con molte teorie dei fan che emergono in tutto il web, infatti questa è una di queste. Mentre l'antagonista principale del gioco rimane il creatore della catena di The Pizzeria Fazbear Pizzaplex, c'è molta confusione sull'identità del malizioso coniglio bianco. 5 notti da Freddy, violazione della sicurezza, trailer sullo stato di avanzamento di ottobre 2021. Chi è Vanni in Five Nights at Freddy's Security Breach? Vanni sembra essere il principale antagonista tra gli animatronici in FNAF Security Breach, ma non è tutto come sembra. Sebbene sia il nemico principale del gioco, paragonabile a Walker in Outlast, non è un'animatronica ed è lei stessa a essere una vittima. Il finale di Hero vede Gregory completare tutti i suoi giochi, Princess Quest, e questa libera Vanni dal controllo del glitch prop. È importante notare che il coniglio bianco non è un animatronic ed è una persona vivente. Ciò rende la fine della distruzione ancora più traumatica, poiché Gregory ordina ai robot dello staff di smontare una donna. Accidenti. Vanni Vanessa è coinvolto in una violazione della sicurezza di Five Nights at Freddy's. Non è ufficiale che Vanni sia Vanessa in Five Nights at Freddy's, in quanto è molto complicata come questione, ma ci arriviamo. Seguite il mio discorso. C'è una donna dai capelli biondi dentro l'albero da coniglio e lei assomiglia a Vanessa, pure il nome gli assomiglia. Tuttavia, uno dei finali di Five Nights at Freddy's suggerisce che, ancora una volta, non è tutto come sembra. Il finale senza maschera si traduce in Freddy e Vanni che cadono dal tetto di un pizzaplex in fiamme. Gregory quindi rimuove la maschera del coniglio, che sembra essere Vanessa a tutti gli effetti. Tuttavia, dopo i titoli di coda, vediamo la donna della sicurezza che guarda giù dal tetto del pizzaplex in fiamme. Nel finale si conclude con una donna bionda liberata da Vanni, ma indossa un cappotto viola al posto del vestito di sicurezza, e questo potrebbe dare ulteriore credito alla convinzione che non sia la donna di sicurezza. Ma allora, chi è Vanni? Dal momento che non sembra che la donna della sicurezza e il coniglio bianco siano la stessa persona, ci chiediamo chi fosse la vittima Glitrap. Fortunatamente, non c'è una risposta ufficiale e ci troviamo semplicemente con le teorie della comunità. È possibile che Vanni sia Vanessa e che il finale mostri semplicemente lo spirito della donna della sicurezza lasciata nel pizzaplex in fiamme. Tuttavia, molte teorie suggeriscono che il coniglio bianco sia un falso. Una teoria spinge fino a raggiungere che la falsa donna della sicurezza potrebbe essere Circus Baby. Anche se sarebbe stato bello che Vanni e Vanessa fossero la stessa persona, fare qualcosa di semplice in Five Nights at Freddy's è altamente improbabile che lo siano, poiché le sessioni di terapia suggeriscono che sono persone diverse. Pertanto, non sappiamo chi sia il coniglio bianco, ma siamo almeno in grado di salvarlo nel finale dell'eroe. Infatti, come vi ho detto all'inizio, questo coniglio, che comunque vediamo veramente molto nel gioco, di nome Vanni, diciamo è una persona vera, non è un animatronic. Infatti, come possiamo vedere,
Si comporta troppo da umano. Sembra che ci sia qualcuno, come dietro quella maschera. Ma noi ci chiediamo da adesso, ma perché il nome Vanni e il personaggio principale è Vanessa? Perché sono gli antagonisti? Si dice, un'altra teoria riguardante comunque nel web, che sia, diciamo, la parte cattiva di Vanessa. Infatti Vanni sembra essere un brutto sogno di Vanessa. Vanessa da piccola ha sognato un coniglietto bianco con gli occhi rossi. Sappiamo che sono veramente molto rari, c'è pure su Minecraft. Questo coniglietto sembra attaccare tutto ciò che ci circonda. Vanessa, infatti, da piccola ha fatto un brutto incubo su questo coniglietto. Infatti l'ha sognato che si alzava in piedi e che la, diciamo, uccideva. E questa cosa non era assolutamente normale. Vanessa, quindi, ha creato una specie di immaginazione tra questo personaggio. Infatti si dice, comunque molto su internet, che Vanni semplicemente non esiste, che Vanni sia solamente frutto dell'immaginazione di Vanessa, una specie di cosa non esistente, che però è in grado di uccidere, in grado di farsi del male. Ragazzi, queste sono veramente delle teorie, ma come vi ho detto all'inizio, quella più, diciamo, plausibile è che Vanni e Vanessa sono ufficialmente due persone diverse. Uno è l'antagonista e uno è il protagonista. Non possono essere insieme, anche se molte teorie ne parlano. Ragazzi, secondo voi, come la pensate? Ho visto veramente molti commenti, me l'avete fatto anche notare in molti, che mi dite che comunque Vanessa e Vanni sono la stessa persona. Comunque da internet ho fatto veramente molte ricerche in questi giorni. Tutti dicono il contrario, ma c'è anche una buona parte della community che dice che è così. Fatemi sapere la vostra qui sotto, ragazzi, nei commenti. Io vi ho riportato tutto quello che sono riuscito a trovare. Non sono riuscito a trovare nient'altro. Solamente il tempo ci darà la verità su questo video. Infatti, a breve, quando scopriremo tutta la verità, porterò un video verità, scusate il gioco di parole, riguardante Vanni e Vanessa, per scoprire se è veramente la stessa persona o se sono persone diverse. In questo Five Nights at Freddy's, che ultimamente ci sta acchiappando tutti. Ragazzi, come sempre, siamo giunti alla fine del video. Vi ricordo di lasciare un bel like se non avete ancora fatto, se siete arrivati fino a questo punto del video. Infatti vi ricordo che al centro vi iscrivete al mio canale. A destra trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente, che sicuramente vi potrà interessare, perché è veramente molto bello. E a sinistra trovate una playlist sulle creepypasta che ho creato appositamente per voi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, ragazzi, lasciate tanti like, rimanete sintonizzati su Matti Mito e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!